sono poche cose di cui ho veramente paura. Io che mi spavento? Giammai. Uccidetemi. Però, a dire il vero, una cosa c'è. Ho una fobia, ma una fobia delle caverne. Già quando vado in Minecraft e quando mi perdo in mezzo a quelle caverne mi sale un'ansia che voi non avete idea. Ma la cosa peggiore è nella realtà. Ci sono persone, addirittura dei film che io non riesco a guardare. Gente che si viene intrappolata nelle caverne, non esce più, rimane chiusa. Proprio il fatto di la claustrofobia. Via, via. Quello mi fa paura. E sapere che adesso è uscito un gioco dove sei in una caverna, sei perso, qualcuno si è disperso, mi viene già male. Ciao ragazzi, sono Gabby e benvenuti su Cave Crawler, un gioco che parla di caverne, persone perse in una caverna e dobbiamo scoprire il perché e se riusciamo a salvarli. Che ansia! Dopo finalmente aver ottenuto i diritti per minare un'area nel 1992, la Rockwell Mining Group è stata allarmata da un parco locale e dai servizi forestali che una persona è scomparsa vicino all'entrata della caverna che era proprietà di questa compagnia. Il filmato che state per vedere è tratto dalla telecamera di sorveglianza del Cave Crawler, un sistema avanzato per scandagliare le caverne, per fare sti soccorsi, insomma. L'ha fatto la RMG. Questo è un filmato vero, eh? Ancora più ansioso, eccolo qua. Vedete? Questo è una telecamera. E può andare avanti e indietro. E questa è l'entrata della caverna. Vediamo se vedo se siamo veramente all'entrata. C'è un modo per muovermi. So, ok. È tutto. Non posso neanche usare il mouse. Devo usare proprio le freccette per muovermi. Che scomodo! Si vedete che mi hanno calato da quel buco. Va bene, ragazzi. Adesso che sono stato partorito. And I'm in my mom's womb. Devo andare avanti. Mamma mia, se mi cade una di queste pinoli in testa, la mia vita è finita. Per fortuna, però, la cosa buona è che questo non è un uomo. Quindi noi siamo un robot, quindi anche se muoio, non muoio davvero. Mi dispiace solo per la persona che c'è qui dentro, che poverina, ciao ciao. Ma io non verrò mai dal vivo. Mando il robottino col cacchio che entrerà in sta caverna. L'hanno fatto molto bene. Molto intelligenti queste persone. Dalle urla che avrei mollato avrei fatto cadere tutte le stalactiti. Mi sarebbero cadute in testa e sarei morto sul colpo. Mi chiedo, ci sono varie strade, quindi potevamo anche andare da questa parte. Ma rischio di perdermi palese. Andiamo invece avanti e vediamo se troviamo qualcosa. Oh, una torcia. Zoom. Scanner, scanning. Biruburuburu. Barabarabar, biruburuburuburu. Sì, è una torcia e aveva poche batterie. Ok, quindi non so. Sicuramente se accesa vuol dire che comunque qualcuno è stato qui. Mi chiedo quali abomini della natura potrei trovare qui sotto. Per adesso, a parte quei rumorini da caverna di Minecraft, sapete, no? La caverna che fanno sempre sti rumori. Qua dentro non ci vado neanche se mi pagate oro. Cave Crawler Program, versione 1.2. Siamo stati progettati per andare avanti e indietro in questi ambienti insidiosi. Il Cave Crawler ha dei poteri che voi neanche immaginate. Sto tornando indietro, sono scemo. Ho solo un obiettivo. Trova la persona scomparsa. 0 di 1. Niente di più facile, niente di peggiore. Però non posso andare qui giù. Mamma mia, ma potevano installargli del turbo? Che è lento come la melmina sta roba. Dai. Però, ehi, abbiamo trovato un'altra entrata. O un'altra uscita. Quella che vorrei io. Uscire da questo abominio. Non so, ha lo stesso vibe di quell'altro gioco che abbiamo giocato del sottomarino. Che sei chiuso là in un ambiente 2x1. Ecco, mi sento un po' così purtroppo. Ok, è qui, signor. Signor. Ma qua... qua ci vorrebbe un ponte. Ma c'è qualcosa qui? Oh! Oh! Motion detected! Che è stato? Oh! È caduto qualcosa! Scannalo, scannalo! Cos'è? È lo zainetto! È il suo zainetto! E non si sa cosa sia dentro. Dovranno mandare i soccorritori qui. E ora che ho trovato sta roba... e vi giuro, prima non l'ho visto quello cavolo di zainetto. È caduto dal nulla. Ma ciò non è possibile. Ho le travegole. Non sono solo qui. Ok che sono un robottino, ma anche i robottini hanno dei sentimenti. Il sentimento maggiore del robottino è paura in questo momento. Ok, ce la possiamo fare, ragazzi. Tenetemi la mano. Datemi la vostra energia.
Ho bisogno della vostra energia, ragazzi. Non potete esimervi da darmi l'energia. Questo cos'è? Una ciabatta? No, questo uomo è stato fatto a pezzi. È stato evaporato. No, non è possibile. Zero DNA. Zero DNA, che sapete questa cosa significa? Non è più. È stato ridotto ad un atomo. È stato mangiato, vaporizzato, cancellato. Io non so più cosa fare. Padroni, 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 riprendetemi. Emergenza. Emergenza subito. Devo uscire di qui. Portatemi a casa. Voglio tornare a casa. Voglio tornare a casa, Lessi. Dov'è la via d'uscita quando serve? Da qui sono già venuto, Melma. Da qui sono già venuto. Non c'è nessuna. There is no escape. There is no way. There is no... Portatemi a tornare a... Non mi ascoltano. E qualcuno ha scavato qui. È un autorizzato. Ha fatto una scavatura. Chi l'ha... Oh! Oh! Credo di averlo trovato! È il tizio! L'abbiamo trovato! È morto! Mi è caduto... Ho trovato la persona! Sì! Dopo 4 ore che testavamo il cave crawler, siamo riusciti a trovare il camminatore scomparso, il suo cadavere almeno. La caverna conteneva una strana struttura cristallina e dopo alcuni studi più approfonditi la RMG ha scoperto che quei cristalli avevano dentro un'energia che si potrebbe paragonare a quella nucleare di oggi. Quindi dopo che ha trovato questa nuova fonte di energia che potrebbe aiutare l'umanità, la RMG ha deciso di continuare a scavare per vedere se ci sono altri depositi di questi cristalli e fare più studi. No, il robottino deve ancora lavorare. Quest'altro filmato è stato collezionato dal cave crawler 22 ore dopo che una frana nella caverna ha intrappolato il personale della RMG dentro la caverna. Quindi altri saranno morti tutti. Quindi adesso siamo il cave crawler di un'altra cosa. Devo trovare i cadaveri. Sappiamo già che sono cadaveri praticamente. Non c'è trova le persone. Trova i cadaveri. Però guarda, sembra tutta la parete piena di sangue. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Sta roba secondo me è più di semplici cristalli. Questa è una roba tipo Dead Space, che il cristallo è una roba aliena. No, guarda. Vuoi vedere che già trovo un cadavere? Stavano già prendendo i cristalli, appunto perché avevamo inviato persone. Non potevamo mandare robot. Rockwell X è un container di Rockwell che contiene... Qua ci sono forse... pezzi di sangue. È sangue questo? Rockway Mining Tool, Human Blood Detected. Forse qua è morto qualcuno qui dietro. Oh no. Gli è caduta una caverna in testa. Brutta storia. Brutta storia, non si può fare niente per loro. Io mi cacco, tutti cacchi e gli si caca. Noi ci cacchiamo, voi mi cacate. Essi si cacano. Ah, no, 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 no. Questo cos'è? Sì, sono sempre la stessa boiata. Abbiamo scoperto un piccone. Non è di diamante? Non vale il mio tempo. Vedo che qua è franato tutto. Stanno franando anche le mie speranze di uscire vivo di qui. Questa è la cosa peggiore. Ma noi continuiamo. Questo cos'è? Un cristallo? È il cristallo puro suadente, emozionante, adelante. Caverna bloccata. Causa non si sa. Ma è ovvio, è crollata. E sono stati gli alieni. Sono sempre loro. Un'altra torcia, batteria. Una torcia, è crollata, poca batteria, poverini, poverini. Rockwell Ultra Safe Protective Headgear. Talmente safe che sono morti tutti. Risparmiavano sull'Ultra Safe. E quando risparmiano sull'Ultra Safe, non sei ultra safe, sei un poco safe. E con il poco... Aspetta, prima di andare avanti. Io qua ho visto altro sangue. Si sente proprio l'odore della marmellata buonissima. Sentiamo qua. Dai che sei un cadavere. Io lo vedo, lo sento. Lo sento che è un cadavere. Dai, un cadavere. Sì, you found a body. Sì. Che bello. Collezione di tutti. Ma che bello. La passeggiata più ansiogena della mia vita. Se non fossi Wall-E e avrei un cuore, probabilmente non sarei vivo a raccontarvi questa storia. Ma noi stiamo rivivendo il tutto dai suoi filmati. Voglio mandare questo messaggio alla mia ragazza robot. Non so, tesoro, se tornerò. Volevo dirti che ti amo. Oh! No! No! No!
Scusa tesoro se sembro una femminuccia. Vorrei vedere te in questi momenti. Zio mio! Guardalo lì, un altro bel cadaverino! Guardalo! Ma cosa fa? Per fortuna che sono un robot e non provo emozioni. Se no ti avrei già pisciato dappertutto. Cos'è sta roba? Sembra fatto di una sostanzina, ho trovato un altro cadavere. No, uno su mille ce la fa. Infatti qua aspetta, vedo qualcosa. L'ho trovato l'altro cadavere, devo raggiungerlo. Dite che se faccio lo zoom tattico... Ah, con lo zoom tattico posso. Ho trovato tutti i cadaveri. Sì. Oh! Ok, cosa succede? Dopo aver ricercato per 2 ore, il cave crawler è riuscito soltanto a trovare 3 cadaveri dei minatori, ancora intatti, insieme al loro equipaggiamento. Ma ne rimangono altri 12. Dopo un'ulteriore esaminazione, i corpi ritrovati hanno dato delle importanti indicazioni mediche sulla struttura cristallina. Praticamente iniziano come piccole spore, ma quando vanno a contatto con un organismo biologico, i cristalli iniziano a crescere, convertendo la materia biologica in energia. Dopo essere stati implantati, un piccolo cristallo appare dopo 24 ore, diventando un cristallo enorme dopo 48. Praticamente esplode! Siamo partiti alle 8 e il rivelatore sismico ha registrato delle vibrazioni giù nella caverna. Dopo che abbiamo registrato altri 2 eventi sismici, abbiamo perso il contatto alle 9 con il team, che è stato mandato lì a recuperare gli altri cadaveri, che è morto anche lui probabilmente. Il cave crawler è stato di nuovo messo per trovare tutti i membri della squadra. Dobbiamo trovare il resto. Mamma mia, ma la caverna si fa proprio l'inferno. Stiamo scendendo nel Nether. Per forza. Non c'è modo di tornare indietro. Devo trovare altre 5 persone. Sì, prenditi il tuo tempo, sapete, negli anni... Sono ancora vivi. Sono ancora vivi. Cosa vuol dire? Questi cadaveri? Cosa sono? Cos'è sta roba? Sono persone dentro che sono ancora vive o cosa? Ma sono tipo persone dentro... Cosa sono ste robe? Cosa sono ste robe? I vestiti gli permette di respirare. Corpi pronti ad essere implantati. Cosa vuol dire corpi pronti ad essere implantati? Cioè praticamente sono diventati dei bozzoli. Il vestito lascia i corpi respirare. Ma cos'è, un esperimento? Oppure vengono impiantati in automatico? Zona ovviamente biohazard che non ti devi avvicinare. Sta compagnia secondo me lo sapeva e manda le persone a morire. Se devi, per legge devi dire che questa zona, se ci metti piede, crepi male. Ma te credo, guarda cosa spunta dalle pareti. Dalle pareti. Cioè, questo è Alien, è Predator, è ciò che non volevo. Come ha detto il drone, non c'è modo di tornare indietro. Siamo in questa barca in 2, gabbiani miei. Lasciate like per supportarmi, perché ragazzi queste avventure mi costano veramente tanta fatica, tanti timori, tanti pauri, tanti trimori. Purtroppo è così, signori, è così. Devo trovare tutti i cadaverini. Speriamo di trovarli intatti, almeno. Di non vederli in una posizione troppo macabra. Ma sicuri che sto andando nel punto giusto, santo cielo? Guarda che bella... Oh! Se almeno il drone fosse un pochino più veloce. Oh, guardalo lì! Guardalo lì che si sta facendo la sauna tra i cristalli. È diventato uno di loro. Join us, unisciti a noi. Ho trovato un cristallo! Infatti non lo identifico neanche più come un uomo. È un cristallo, là che fa la siesta. È come quando uno vuole troppo i soldi e finisce per diventare il denaro stesso, perché vuole solo il denaro. Non so se avete capito cosa intendo. Ormai sto dando di testa, ma vorrei vedere voi. Vorrei vedere voi, santo cielo. Ecco qua che... ho trovato un altro... Cos'è sta roba? È impiantato dai cristalli, come abbiamo detto. Alcune persone sono state impiantate dai cristalli. È ancora vivo questo? Il seme ha iniziato a sbocciare. Mamma mia. È un bozzolo. Cioè, che erano un bozzolo umano. Non ho capito se la compagnia che li ha messi lì. Ma sembrano chiusi in dei vestiti e diventano dei bozzoli. E diventano energia. Fa paura sta cosa. Non mi piace. Siamo a 675 metri. Ma chi me lo fa fare? Per adesso ho trovato solo un cadavere. Salve. Oh mamma.
È caduto qualcosa. Occhidocchi, aspetta che... Sicuro che qualcuno ci ha lasciato le penne. Guardalo lì. Aiuto, Gabby! Wow! Non posso fare niente. Sono un robottino spaventato. Ho trovato un cristallo. Capito? Siete solo dei stupidi cristalli per la compagnia. Il dipendente prima di tutto, dicevano quando si sono entrati. Il dipendente sopra ogni cosa. Sì. Mi sa che il dipendente è sotto ogni cosa. Soprattutto quando c'hai a che fare con le caverne, non aspettarti di stare sopra, ma sotto. Sotto tanti metri di terra e possibilmente dentro una tomba. Bello. Guarda qua un altro uomo cristallo. Guarda com'è diventato. Sbocciano. Praticamente la materia organica sboccia cristalli. Un'anima per un'anima. Si fa così. Ho trovati 3 su 4, ragazzi. Evviva me! Evviva la melma! Ma quanti cacchio ne devo trovare? C'è la barriera corallina e c'è la caverna cristallina. Una è una meraviglia della natura, l'altra è una meraviglia dell'abominio. Oh! Motion detected, che vuol dire? Che qualcuno si muove? Fermi! Vuol dire che c'è qualcuno, io vi giuro. Secondo me c'è qualcosa di organico che si muove. Qualcuno forse ancora vivo. Boing. Non ci sono più corpi, solo cristalli. Solo cristalli. Questi non sono più corpi. Sono cristalli. Beh, in un certo senso è una cosa bella. Potrai vivere molto più a lungo sotto forma di cristallo. Non puoi parlare, non puoi essere più niente. Ma sei un bellissimo diamante. Quando dicevo alla mia tipa, sei bella come un diamante. E lei ha deciso proprio di diventarlo. Un altro cristallo uomo? Come sta? Si sta godendo la vita? Ho trovato un cristallo, yeah! Ma che bello! Ma che bello, ho trovato un cristallo! Oh, ecco, l'ho trovato, l'ultimo! L'ultimo cadavere, guarda, c'ha proprio le piantine di cristallo che gli spuntano! Il seme è stato piantato! Il seme è stato piantato! Magari qui sopra. Qua sopra c'è qualcuno. Vedo un cadavere. Vedo un cadavere qui. È stato fatto un errore. L'errore è stare ancora qui dentro. Guarda che bello. Ho trovato un cristallo! Oh! La frana! E si è rotto il robot! Attenzione! Attenzione, se tu hai questo filmato, sei contro la legge, e il gruppo federale dice no che non lo devi guardare, verrai sbattuto in cella. Stai attento. Visioni non autorizzate avranno una multa o tipo 65 anni in prigione. Solo perché scopriamo i segretini. Questo filmato è stato collezionato da Rockwell Mining Group dopo che i risultati di un agente Redacted e Redacted hanno investigato sulle origini dei terremoti. La RMG è stata subito contattata per altre documentazioni che parlavano di questo sito. Quindi è intervenuto il governo probabilmente. Report iniziale UF001. Durante la visione di questo filmato, questo sembra ciò che ha provocato il disastro. Mamma mia, ma sono i canyon di Minecraft. Ok, praticamente un terremoto ha squarciato tutto. Un big terremoto. Chi siamo? Objective 4649. Questo è un codice che se me lo guardo su internet trova il nucleo. Questo codice dice find the core. Trova il nucleo. Tutto questo obiettivo, quindi devo trovare il nucleo. Credo che siamo arrivati a qualcosa di più grande di noi. Mary. Questa si chiama Maria. Maria, che ti hanno fatta? Questo si chiamerà John. Giuseppe, non lo so. Non so chi si chiamerà che cosa. Jack, vedi? Jack. Jack, Maria. Erano persone. Erano persone. Ciao Maria, ciao Giuseppe. Vediamo se è John. Richard. Richard. Perché tu? Va bene Maria, va bene Jack, ma Richard, tu non dovevi farci questo, manchi da morire. Come faremo senza Richard? Io mi sto veramente perdendo le speranze qui dentro. Mamma mia, guarda i ruttazzi, guarda l'energia palese, sanguigna che fuoriesce da sta caverna de melma.
Ma perché ho accettato questo lavoro? Anche noi robot abbiamo diritti. Perché l'ho fatto? Oh, Cortana, non ci vedremo più. Si parlò con la mia tipa, si chiama Cortana, come tutte le AI. Oh, signore, guarda qua. Proprio qua siamo tipo al nucleo, siamo al centro della Terra. Siamo a 914 metri. Ma stai scherzando? Io non dovrei essere qui. Con la frana sono finito al centro della Terra. Quindi dentro il nostro pianeta è ancora più brutto che fuori. Fantastico. Questa come si chiama? Alfonso? Pier Giorgio? Matteo? Carlos? Carlos! Anche lui! Oh, cos'è sta roba? C'è qualcosa che spunta da quel qualcuno! Oh, signore. Aspetta. Intanto andiamo per di qua. Oh, mamma sotta! Tu come ti chiami? Mi sto nominando tutti per passare il tempo. William F. F. William F. E qui cosa c'è? Si scende! Si scende, boys! Let's go, boys! Su e giù, destra e sinistra. Ok. Ok, è vivo! È viva, la Terra è viva! Avevano detto che Gaia era un pianeta che vive. Ma in questo caso preferivo che fosse un po' più morta. Damn! Damn! Per fortuna vi ho presi in 4K. Questo è qualcosa, cioè è una chiazza di melma. Oh! Ehi! Hey! Errore! Errore! Ho trovato il nucleo! L'ho mangiato! Oh no! Conclusione. Dopo aver guardato ancora l'investigazione con i materiali che abbiamo e sotto l'ordine del direttore della security della zona di questa città, l'RMG è stata contattata, gli hanno dato un contratto per continuare gli studi delle caverne sotto la supervisione del dottor Redacted. Bellissimo il dottor Redacted. No, quindi c'è un mistero, dovevano ancora... C'è qualcosa di vivo sottoterra. La Terra è davvero viva. Ed è cattiva ed è responsabile di metà dei terremoti che uccidono noi umani. Ora abbiamo capito i terremoti da chi vengono. Da sto essere, da sto gigante. Ah, 1 milione di views su TikTok hanno fatto. GG. Bene, ansiogeno. So cosa non voglio fare da grande. Il robottino delle caverne. Non lo voglio fare. A parte che ormai ai miei quasi 30 anni, credo che ormai sono grande, forse anche vostro nonno.